Sì, oggi è una bella giornata, mettiamo in piedi questo progetto che era stato preparato nelle settimane scorse con tutti i comuni, o meglio con i comuni delle grandi città interessate, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Bari e Torino, più anche altre modulazioni in alcune regioni, in Molise, in Calabria, in Sicilia, modalità che ci permettono di andare in città ma anche in posti poco raggiungibili con nostri camper, con gazebo, con unità mobili presso le mense dei poveri, presso l'albergo dei poveri a Napoli, presso le Caritas, presso la stazione Termini a Roma, insomma dappertutto dove si possono individuare fragilità, povertà e si danno i servizi che l'istituto mette a disposizione, gli servizi che la Repubblica mette a disposizione e cerchiamo di rimuovere in questo modo quegli ostacoli di ordine sociale, economico che compete rimuovere alla Repubblica appunto, a norma dell'articolo 3 della Costituzione. Un più proattivo, l'ha detto. Esattamente, quello che immaginiamo è intercettare prima i bisogni. Noi sappiamo quando nascono i bambini, sappiamo quando le persone vanno in pensione, sappiamo quando cadono in disoccupazione. Ecco, a quel punto noi dobbiamo scrivere, contattare, intercettare prima il bisogno e dare la prestazione che l'individuo, il cittadino necessita. Proprio perché conosciamo il suo profilo, conosciamo quello di cui hanno bisogno.